Lo sport che merita un ruolo di primo piano, investimenti necessari per alimentare attività di ogni genere, sostenere una gioventù in movimento che, grazie a punti di riferimento importanti, non si smarrisce ma cresce. E così ha riaperto a tutte le società sportive di Lanciano il Palasport nel quartiere Santa Rita, dopo lavori di adeguamento e manutenzione. L'impianto sportivo viene restituito così all'utilizzo delle società in modalità provvisoria, con regolazione definitiva per gli inizi del prossimo mese. Intervento fondamentale quello del Palamasciangelo, a completamento di una programmazione manutentiva straordinaria che è iniziata con il rifacimento della copertura, poi con la riverniciatura esterna, gli spogliatoi, fondi comunali per 96.000 euro e poi 100.000 euro disposti dalla Regione Abruzzo. L'assessore allo sport, Danilo Ranieri. È tantissima la domanda di sport che abbiamo, sta crescendo, l'abbiamo fatta ripartire in tutte le discipline, due squadre di pallavolo, due squadre di basket, quattro tra danza, ginnastica, ritmica, pugilato, tantissimo calcio dove purtroppo soffriamo solo un campo che abbiamo messo a posto il Dimeco, l'impianto luce, anche in questo caso con un contributo dalla regione, anche in questo caso Nicola Campitelli, altrimenti avremmo rischiato di non giocare le partite. Dobbiamo fare ancora tanto altro, ma in 2 anni e mezzo abbiamo investito nello sport circa 1.300.000 euro tra tutte e due le strutture. E poi il Palamasciangelo in uno spazio fondamentale per l'integrazione, per lo sport, l'inclusione. Vorrei ricordare che il Palamasciangelo è qui di fronte alla D'Annunzio, che utilizziamo pienamente tutti i pomeriggi con le nostre società sportive. Quindi ringrazio anche la direzione di questa D'Annunzio, un quartiere importante che sta rivivendo, anche in questo caso è una scuola che sta crescendo nei numeri, un quartiere che vogliamo far crescere e che amiamo, riempendolo di giovani e di sport.